Buongiorno a tutti i lettori di forexinlinea.it. Questa settimana vi aggiorno sulla situazione dei mercati, come facciamo ogni settimana. Innanzitutto mi scuso se la settimana scorsa non abbiamo potuto aggiornare il tutto, ma per motivi di salute quindi non sono riuscito a lavorare su questo video analisi. Allora, forexinlinea, come avete visto, vi presenta quindi un servizio costante nel tempo e siamo sempre a vostra disposizione sull'email esperti@forexinlinea.it. Per quanto riguarda quindi i mercati, partiamo quindi con un'analisi, come avevamo fatto tempo fa, sul nostro indice nazionale FTSE MIB, un indice che, come potete notare, avevamo quindi indicato prima una nostra visione rialzista al di sopra di 18.170 punti circa, da cui quindi è arrivata a 18.900, quindi ci sono circa 750 punti di guadagno dal nostro punto di ingresso. Adesso i prezzi sono sul massimo quasi di questo canale rialzista, che potrebbe fungere da resistenza dinamica. Quindi adesso non è più consigliato rimettersi al rialzo, ma attendere quindi magari o lo sviluppo di un trend rialzista dalle posizioni che già avete in pancia per poter ottenere il massimo, oppure vi consiglio al raggiungimento del target o quasi al raggiungimento del target di chiudere metà posizione, posizionare uno stop loss sul resto e della posizione magari a 18.600 punti circa e eventualmente valutare poi come, in base a come si evolve il tutto. Indici simili, l'S&P 500 che sempre sul grafico daily, guardate qui, si è in un primo momento portato sotto il supporto dinamico dove noi avevamo indicato la nostra entrata ribassista, che per una seduta e mezza, quasi due, si è mantenuto sotto. Poi ad un tratto, durante questa settimana, le ultime due giornate, è risalito fortemente. Quindi, risalendo fortemente, il nostro obiettivo adesso è possibilmente di rimettersi al rialzo sopra questo punto. Quindi qui o avete preso uno stop loss o uno stop in profit o un break even. E adesso quindi vi dovete girare al rialzo sopra la linea verde di 17.700 punti, perché potrebbero esserci le condizioni per un nuovo massimo annuale, anche perché stiamo per avvicinarci all'ultimo trimestre, quindi al completamento dell'ultimo trimestre annuale. Situazione simile sul DAX, anche qui volendo potremmo indicare un canale, allora ecco qui, andiamo a disegnare un canale che è uno più largo e anche uno un po' più stretto di più breve periodo, che ci va quindi a delineare quei trend di mercato. Eccoli qua, che sicuramente sono importanti per quindi le analisi di breve periodo. Allora, questi trend sono importanti perché ci indicano quindi supporti 1, 2, 3, resistenze 1, 2, 3. Abbiamo quindi una situazione di forte trend, una chiusura del gap. Avevo indicato qui la rottura di 8.500-8.600 punti circa al ribasso, tipo l'S&P 500 abbiamo avuto una settimana sotto questo valore per un ripiego ieri al rialzo. Non ne siamo entrati, ma potremmo quindi decidere di entrare lunedì sopra 8.750 punti, seguendo anche l'ultima indicazione del nostro waypoint. E guardate un po', quindi abbiamo una possibilità enorme di guadagno perché potremmo arrivare a 9.000 punti circa, dove ci sono le due trend line che formano queste resistenze dinamiche
su cui quindi sicuramente il prezzo si andrà a scontrare. Per quanto riguarda invece posizioni ribassiste, ci metteremo a ribasso solo sotto quindi questo minimo di 8.490 punti. Passiamo adesso a azioni. Google sta lateralizzando come già da diverse settimane, anche se abbiamo una leggera formazione ribassista, io starei fuori. Apple, dopo aver fatto un esploit rialzista, laterale, ribassista, attualmente quindi non valutiamo nessuna entrata neanche qui, perché comunque, come vedete, è un trend veramente poco, poco chiaro. Su weekly possiamo valutare eventualmente, questa è una fase di accumulo, preferiamo però attendere la rottura di almeno 500 punti, 500 dollari, per poter valutare un rientro in stile. Andiamo sull'azionario italiano, Fiat recupera alla grande dopo aver ottenuto quindi dei picchi ribassisti. Il ritorno sopra le quotazioni ha permesso quindi di poter quindi tornare a 6,50 circa. Allora, il nostro punto di vista, quindi ribassista, adesso si sposta sotto 5,80 punti. Il punto rialzista primo è stato individuato. Il punto rialzista secondo potrebbe essere quindi sopra i massimi della settimana, e considerando che questa è un'azione che potrebbe quindi dare molte soddisfazioni, perché è una società abbastanza liquida, una società che ha sicuramente delle potenzialità in pancia da poter sfruttare. Sotto l'aspetto quindi di supporti e resistenze dinamiche sul weekly e sul daily, ecco qui adesso quindi abbiamo un grafico migliorato, possiamo valutare disegnare al meglio questo grafico. Ok, perfetto. Perfetto, così ci rimane salvato per le prossime settimane. Allora, qui valutiamo noi un possibile ribasso, come ho detto, sotto 5,80, un rialzo sopra 6,25 che già è stato attuato per arrivare a 6,50, ma le potenzialità di crescita sono ancora elevate, perché come potete vedere la resistenza è ben lontana. Quindi potremmo assistere nei prossimi mesi anche qui ad un ritorno rialzista molto molto valido. Per quanto riguarda invece il bancario con UniCredit, che si mostra già abbastanza reattiva, siamo sui massimi del 2013, su questi valori però io non esiterei ad entrare, per me quindi sono valori che non meritano attualmente attenzione. Telecom Italia è sotto i riflettori per via quindi di questa possibile cessione, o comunque cessione già avvenuta. Avevamo segnato un ribasso sotto il prezzo di 0,55 che non è avvenuto, ma un rialzo sopra la rottura di questo canale a 0,61. Il che è avvenuto, siamo a 0,67, un'ottima performance, oltreché siamo anche sui massimi annuali. Ci sono le potenzialità adesso di arrivare anche a 0,77, quindi a mio avviso questo è il momento di investire anche a rialzo su
Telecom Italia, perché ancora il prezzo non è vicino alla resistenza. Passando la situazione Forex, abbiamo EURUSD che dopo aver lateralizzato un bel po' ha deciso nuovamente di ritornare sui livelli alti. Abbiamo assistito quindi ad una rottura di 1,3560 che era il precedente massimo fino a dei massimi importanti a 36,42 per poi ripiegare la chiusura di 35,40. Sono movimenti sicuramente lunghissimi, sono intorno ai 100-120 pips. Questi movimenti però quindi possono preludere ad un ritorno al ribasso. Anche il MACD, come vedete sul daily, è nuovamente ribassista, lo andiamo quindi a evidenziare. E quindi il mio consiglio è di rimettersi al ribasso sotto il supporto di 1,3480 e al rialzo sopra la rottura del massimo che abbiamo qui a 1,3640. Quindi questi sono i due punti di ingresso che vi consiglio di tenere in mente. Euro yen, quindi la formazione del triangolo, se ricordate, eccola qui. Allora, come si è evoluta? Quindi diciamo il nostro target ancora è molto lontano. Si è evoluta con una rottura, poi un ritorno all'interno del cuneo e adesso nuovamente un altro rimbalzo, quindi vuol dire che questa nostra retta è un supporto attualmente importante e quindi valutiamo l'entrata proprio su questi livelli attuali. Quindi per me quindi l'entrata rialzista è ancora valida e il target quindi può essere anche un'altra entrata valida sopra il massimo. Il target è segnato da questa linea blu, oppure se volete vi posso far vedere quindi un canale su cui potrebbe svilupparsi il trend, eccolo qui, prima di rompere e arrivare al target. Questi sono i due livelli importanti da tenere in mente su sterlina yen e euro yen. Infine sterlina yen, che ci aveva dato un movimento fortissimo al rialzo e poi come vedete quindi siamo sui massimi annuali, eravamo sui massimi annuali nell'agosto. Adesso abbiamo una formazione che non ci dà molte informazioni, sinceramente. Abbiamo quindi avuto il segnale ribassista che avevo individuato settimane fa, che ha dato comunque un certo frutto, perché dalla rottura del supporto che è stato qui a un minimo ci sono stati fino a 260 punti. Quindi adesso le posizioni sono state chiuse o break even, quindi non ci sono state perdite sicuramente. Non abbiamo un segnale di ritorno rialzista. Quindi in questo momento io punterei a un nuovo ribasso solo sotto il minimo di questa candela e eventualmente un rialzo lo si deve cercare su formazioni future, non adesso sicuramente. Va bene, per questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e quindi vi consiglio di iscriverci a esperti.forexlinea.it per qualsiasi informazione. A presto e buon trading!